Ciao a tutti ragazzi, oggi realizziamo insieme una crema viso estiva rigenerante davvero ottima. Ragazzi, questo è un prodotto bellissimo, l'ho fatto da poco, ce l'ho ancora in viso, vi posso dire che mentre l'applicavo la mia pelle cambiava, diventava liscia, luminosa, sembrava un'altra persona, quindi se potete fatela perché la vostra pelle vi ringrazierà. È un'emulsione a freddo senza emulsione anticerosi, quindi utilizzo il metodo del caldo Carbopol, che come sapete riesce ad emulsionare piccole quantità di olio ed è quindi una specie di crema gel. Ne abbiamo già fatta qualcuna, come ad esempio quella anticellulite, e io l'ho trovata spettacolare, o anche quella antidolorifica. Veramente questo metodo del Carbopol vi consiglio di farlo, quindi è l'unico ingrediente che non potete omettere, altrimenti farete un semplice gel con un po' di olio, ma sarà bifasico. Quindi innanzitutto vado a pesare l'acqua demineralizzata all'interno della quale disperdo il Carbopol Ultrez 30, ma va bene anche il Carbopol Ultrez 21, e lo lascio disperdere all'interno dell'acqua. Se non avete il Carbopol potreste fare un normale gel di xantana, però ovviamente il composto non si emulsionerà e dovrete agitarlo prima di ogni applicazione per fare formare il gel di soda. Il gel di Carbopol, aggiungo qualche goccia di soda, state attenti, mi raccomando, a maneggiarla. Frullo con il mio frullino e vedete che il gel si forma subito, è bellissimo, limpido, trasparente. E poi per la fase grassa, quindi per incorporare qualche olio pregiato, utilizzo l'olio di Monoi dell'erbe di Janas, che fa un profumo estivo favoloso che profumerà naturalmente la mia crema. Poi aggiungo l'oliolito di aloe vera che ho preso da Flower Tales e che è ottimo, questo è rigenerante, cicatrizzante e lenitivo, quindi io lo consiglio per i prodotti solari, comunque da utilizzare in estate. Altro attivo pregiatissimo, il bisabololo, che è un attivo però inserisco adesso insieme agli oli, tanto è una emulsione a freddo e non si rovina, che è ottimo, lenisce, derivato dalla camomilla, è fantastico. E poi mescolo energicamente con la frusta, non uso il frullino perché non mi gira con questo, diciamo, gel così denso, e come vedete cambia subito colore perché si sta emulsionando, quindi da trasparente diventa sempre più bianco, ed è questa la cosa bella del Carbopol, che ci vengono creme fantastiche in 5 minuti. E una volta che ho mescolato il tutto aggiungo il resto degli ingredienti, che sono il gel di aloe, indicatissimo d'estate, anche così semplicemente mettetelo sulla pelle, in una crema è davvero il massimo, poi il 10% ne mettiamo tanto. Mescoliamo, poi aggiungiamo gli altri ingredienti. Innanzitutto, come vedete, la consistenza è bella cremosa, non si è smontato, quindi aggiungo il gel di sodio ialuronato, che se non avete potete sostituire con il gel di aloe, quindi mettete più gel di aloe in caso, però così veramente qualcosa di spettacolare, io ve lo straconsiglio. Continuo a mescolare e poi manca l'ingrediente finale, che è il pantenolo, che adesso andiamo ad inserire. Questo di Flower Tales è molto molto denso, lo trovo ottimo, un po' antipatico da inserire nelle formulazioni, però è ottimo. Lo mettiamo al 2% e questo è fondamentale come ingrediente rigenerante sia per la pelle che per i capelli. Il pantenolo io ve lo consiglio sempre. Ed ecco fatto, aggiungo adesso il CosGuard, scusate, l'Eco BioGuard. Vado in confusione con le centinaia di ingredienti che ho a casa. E mescolo per bene, poi misuro il pH. Il pH deve essere di 5,5, io non l'ho ripreso, però insomma sapete farlo, se vi fate una crema sapete misurare il pH. E adesso che la consistenza si è un po' smontata, grazie agli ingredienti che ho inserito, frullo di nuovo con il frullino per avere un composto più omogeneo e posso confezionare il tutto. Come avete visto è stata una crema semplicissima, veloce, vi posso assicurare che è super efficace. Logicamente, se non avete tutti questi ingredienti, vi invito a guardare il box informazioni così da vedere come potete realizzarla. Eventualmente fate un'altra crema viso semplice di quelle che vi indico sempre nel box informazioni. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti. Un bacione e al prossimo video. Ciao!